È tutto pronto per la finale, terzo quarto posto tra Chelsea e Krasnodar del Lugano Champions Trophy edizione 2018. Allora ecco in campo le formazioni con il Chelsea e il Krasnodar, rispettivamente 7 punti per il Krasnodar, 6 dopo i gironi all'italiana. Krasnodar che ha perso il secondo posto e quindi la possibilità di giocare la finalissima proprio per una questione di fatti e gol presi, cioè la differenza reti, a più 1 il Krasnodar, a più 2 il Borussia Dortmund, che dunque si è qualificato per la finalissima che si giocherà a seguire tra Borussia Dortmund e Roma. ...15 minuti per tempo, come la finale tra quinto e sesto, dove il Malaga è riuscito a vincere 1-0 contro il Lugano con il gol di Samuel Sanchez. Mezz'ora di gioco, Malaga dunque sesto posto, Lugano dunque sesto posto, Malaga al quinto, adesso da decidere il terzo e il quarto classificato di questo torneo. Krasnodar che forse per quello che ha fatto vedere in campo avrebbe meritato anche di giocarsi la finalissima, ma per un errore da parte di Glowacki che ha concesso il calcio di rigore alla Roma, segnato poi da Almaviva, è stato costretto a rimediare o a ripiegare se vogliamo sul terzo quarto posto. Allora comincia la partita con il tocco proprio di Glowacki. Si va in profondità dove è in vantaggio Bonifaz, poi buono il tocco di Kouahou per Brook Myers che cerca in profondità un tocco verso Atoampa, tocco che viene deviato in rimessa laterale dal numero 53 Kirill Larionov. Ancora Thabo Kouahou che lotta per il possesso, ma anche Semenchenko non è da meno. Alla fine Kouahou riesce a servire Atoampa, che però controlla male, allora Terziakov riesce a intervenire, poi arriva anche Zakharov che serve proprio Glowacki sulla sinistra, ancora Zakharov fermato in un primo momento, poi Sibirski, uno dei più brillanti del Krasnodar, così come il numero 15 Mikhail Umnikov. Si va dietro da Danil Ladoka, il portiere del Krasnodar, che rilancia a cercare il movimento proprio di Sibirski, fermato però da Sonto Bonifaz in un primo momento e in seconda battuta poi dal recupero di Thabo Kouahou, che rilancia a cercare Brook Myers, ma il pallone finisce direttamente in rimessa laterale. Poi Larionov, ancora Kouahou, Myers sbatte contro Umnikov, ancora un bel numero da parte di Umnikov, poi Larionov centralmente dove c'è Treziakov, all'indietro per il portiere Ladoka. Si muove bene Zakharov, il pallone in avanti da parte di Glowacki, raggiunto in un primo momento da Russell Denny. Ma è ancora il Krasnodar che prova ad andare sulla sinistra con l'ottimo Zakharov, che qui però non può controllare. Ancora Rice Alexander Russell Denny. Pallone largo per Brook Myers, non ci può arrivare. Ancora Russell Denny che controlla il pallone, poi lo manda in profondità dove c'è Ayala, si muove benissimo Joshua Pescatore. Il tentativo con la conclusione, l'ottima risposta da parte di Danil Ladoka. E rieccoci anche da parte mia per questa finale per il terzo e quarto posto. Chelsea,
beffato dal pareggio del Malaga, poteva essere in finale, invece si gioca il terzo gradino più basso del podio, meritando forse qualcosa in più di una finale del terzo quarto posto. Il calcio d'angolo battuto adesso con la respinta di testa da parte di Capitan Glovatsky. E allora prova ad andare il numero 35 Zakharov in profondità per il taglio da parte di Khabarov. Deve uscire però Ted Kerd e rilanciare dove non ci sono maglie blu. Si ricomincia dalla rimessa laterale quando siamo al quarto minuto. Vi ricordo che per le finali, così come è stato per il quinto, sesto posto, anche per il terzo, quarto e per il primo e secondo, si giocano 15 minuti per tempo. Ora in qualche modo Khabarov riesce ad addomesticare, ancora il 17. Tocco centrale dove fa una buona diagonale in mezzo al campo Ayala. Atoampa cerca il numero. All'indietro si va da Danil Lodocka. Lodocka. Attenzione a questo pallone all'indietro bloccato dall'attento Lodocka, portiere tra i migliori di questo torneo, ma non ci sono stati portieri particolarmente negativi, non ci sono stati grandi errori a parte qualche svarione prima del Lugano, però tutto sommato a livello alto da quel punto di vista difensivo. Tanto sono pronti due cambi per il Krasnodar, entrerà con il 26 Rizkov e con il numero 11 Glushchenko. Esce a mio avviso uno dei migliori giocatori di questo torneo, c'è il numero 15 Mikhail Umnikov. Ancora Krasnodar che prova a farsi vedere sul lato sinistro del campo, non si chiude l'1-2 anche perché interviene molto bene Somto Bonifas. Adesso è Atoampa. Riesce a evitare il ritorno di due giocatori. Attenzione, Atoampa in area di rigore. Cerca e prova a servire per un facile tap-in Brook Myers, che però si lascia anticipare. Grandissima azione però di prepotenza, di fisico, di velocità da parte del numero 7 Atoampa. Di grande eleganza soprattutto, è andato via con una facilità, un'agilità a tre avversari, peraltro quelli del Krasnodar sono spesso fisicamente per nulla mingherlini, anzi spesso ogni tanto entrano anche in maniera robusta sugli attaccanti, quindi grandissima azione di Ampà, meglio il Chelsea però, Krasnodar è sempre lì che sembra inferiore, poi alla fine piazza sempre la zampata come è capitato col Malaga, quindi faccia attenzione il Chelsea. E intanto calcio d'angolo per... Anche di Young Pop. Esatto, la deviazione di Jacob Pop. E questo è l'anticipo perfetto su Brook Myers. Davvero provvidenziale. Intanto è Glushchenko dalla bandierina. Si gioca ancora con Glushchenko che va via col mancino. Si trascina però il pallone fuori. E allora rimessa per Ted Kerd. Capitano del Chelsea, che questo portiere è un ottimo portiere. Beh, sono anche tutti altissimi, devo dire, i portieri. Però. Eh sì, beh, non è una cattiva idea essere alti, no, portiere. Abbiamo visti di più bassi nelle passate edizioni, quest'anno sono tutti molto portieri. Evidentemente, come dire, il fisico inizia a svilupparsi per un portiere. È già molto, attenzione. Ancora Ampà va da solo, prova il destro in diagonale, non esattamente preciso nella conclusione, il numero 7 Atoampa. Direttamente sul rinvio di Ted Kerd, qui non benissimo Treziakov, ne approfitta Ampà che però non chiude bene col diagonale. Adesso... un altro dei giocatori che io ho gradito di più, e cioè il numero 21 del Krasnodar, Aleksandr Sibirsky, che cerca di arrivare su questo pallone, ma Ted Kerr lo rilancia ancora con la chiusura qui da parte di Kirill Larionov. Poi è Glushchenko che prova ad arrivare, inseguito da Jakob Pop. È finita la partita 0-0 nel girone, giusto? 0-0 Chelsea-Krasnodar, anzi no, 1-0 per il Chelsea. Sì, è l'unica sconfitta del Krasnodar, esatto. Il gol di Brook Myers, peraltro stava per ripetersi sull'assist di Ampà poco fa. Tanto dentro anche con il 22 Yuri Sheremet.
si riparte da Kerd che rilancia proprio verso Brooke Myers, fa buona guardia Larionov, rimessa laterale per Tabo Kuaho. Non sta giocando nel Chelsea numero 10, uno dei giocatori più bravi secondo me del Chelsea, Riley Kurt, brillantissimo anche contro il Borussia Dortmund, l'abbiamo visto nella prima partita del pomeriggio, speriamo di vederlo nel secondo tempo perché è un giocatore che gioca sempre di prima, sempre illuminante nello spazio. Attenzione, qui se ne va con il sinistro, il palo e il gol di Rice Alexander Russell Denny, avanti il Chelsea 1-0 al decimo minuto. Bellissimo il sinistro, preciso, palo e gol per Rice Alexander Russell Denny, il suo primo gol in questo torneo. Calcia molto bene questo ragazzo, è il giocatore che tira quasi tutti i calci piazzati, punizioni e calci d'angolo del Chelsea. Qui si vede un sinistro davvero chirurgico con l'aiuto del palo, con molto bello, uno dei più belli di tutta la giornata, va detto, anche perché insomma qui portiere incolpevole, è un tiro precisissimo, calibrato bene la sua terra, un gran gol che sottolinea la grande qualità tecnica di questo ragazzo. E allora si trova ancora sotto il Krasnodar, così come nella partita precedente contro la Roma, deve cercare di recuperare, squadra che a mio avviso avrebbe meritato anche probabilmente di giocarsi la finale primo secondo posto per quello che ha fatto vedere almeno nelle partite qui sul campo A, caro Giuseppe, però c'è da dire che poi quando si trova in svantaggio fa un po' di fatica a reagire. Sì, la squadra che lo 0-0 lo tiene molto bene, e poi però diciamo che manca un po' di quella... attenzione, ci vogliono smentire immediatamente, invece è bravissimo qui anche con il fisico il numero 3 Somto Boniface. Diciamo anche che per questi bambini su un campo ridotto, ma il 9 contro 11 sembra un po' in proporzione un calcio adulto, cioè un campo da 11 con giocatori di 1,80 m, 1,90 m, quindi gol in 20 minuti non è che c'è molto tempo per fare gol, no, quindi le partite vero. Alla fine scivolano via veloci e quindi insomma il gol spesso è decisivo, anche il gol singolo, abbiamo visto soltanto una partita in cui hanno girato entrambe le squadre, proprio Chelsea-Borussia. Quindi, insomma... Beh, anche Chelsea-Malaga 1-1, ah, sì, giusto, proprio sì, tra l'altro vista. Quella di poco fa, con il gol di Golding. No, tutto del Chelsea. Però, sì, sono stati più gli 0-0 o l'1-0, il risultato più frequente. Non so neanche quante volte abbiano giocato in squadre da 9 questi bambini, che è un formato un po' insolito per l'età. Quindi forse anche le distanze, gli automatismi sono tutti da oliare. Forse anche per questo abbiamo visto non troppi gol. Intanto Joshua Pescatore cerca un cross sul primo palo. In due tempi Daniel Ladocca. Avrei dovuto chiamarlo Martin, i genitori. Martin Pescatore. Non hanno avuto non forse credo questa brillantezza. Kirill Larionov all'indietro, ancora per Daniel Ladocca. Dodicesimo minuto, mancano 3 alla fine del primo tempo, vi ricordo si gioca 15 minuti per tempo con il Chelsea avanti 1-0 al decimo minuto, il gol di Russell Denny, un bellissimo sinistro che ha colpito il palo interno e poi si è infilato in rete, nulla ha potuto nell'occasione il portiere Ladocca. Ancora Chelsea, questa grande azione sempre di Ampa, viene fermato però dall'intervento di Sheremet. Dalla distanza, un gol bellissimo, quello del Chelsea che vale il 2-0, a segnare questa volta è Somto Boniface, il numero 3, anzi no, ancora il numero 9. Sembrato Ayala. Vediamo un attimo, sì, Ayala col sinistro e allora Joshua Ayala segna lui il gol del 2-0. Grandissimo gol questo, bellissimo, davvero bello. Insomma, giocata strepitosa di coordinazione, di agilità e poi piazzare un sinistro all'incrocio, ancora una volta incolpevole il povero Ladocca con la doccia, che onestamente la doccia tra un po', ma... esatto, speriamo che la faccia insieme agli altri non finisca prima in anticipo sotto
sotto la Doccia, no, al di là delle battute, un grandissimo 1-2 del Chelsea che non ha, che ha trovato in 3 minuti tutti i gol che non ha trovato nella prima fase, che con cui sarebbe forse arrivato in finale, lo meriterebbe perché la qualità in attacco è secondo me inferiore solo alla Roma da quello che si è visto in questa giornata. E allora attenzione alla ripartenza, Brook Myers a sinistra riceve, prova ad andare lui in velocità, salta Larionov, arriva Sheremet a mettergli il pallone in, in calcio Ivan, d'angolo. Ivan, Rysko, finisci da. Esce Rytskov, entra Yatsenko. Calcio d'angolo, prova a uscire la Doka, poi in qualche modo recupera palla Avagumian, ora Jakob Pop, all'indietro per il numero 3 Sonto Boniface. Bello il lancio ad aprire verso Brook Myers, che punta ancora Larionov, lo lascia sul posto, ancora Meyer subisce il ritorno falloso da parte proprio di Kirill Larionov, che ha qualche problema nell'uno contro uno con Brook Myers. È un po' sparito tutto il Krasnodar da qualche minuto, non ha più avuto nessuna proiezione in attacco, è il Chelsea che sta controllando tranquillamente qui, attenzione a Brook Myers. Prova con il destro e questa volta il pallone sfila sul fondo con la Doka che sembrava aver controllato la traiettoria. Però tirano tutti molto bene i giocatori del Chelsea. Scade qui il 15° minuto del primo tempo, duplice fischio. E dunque 2-0 Chelsea, gol al 10° di Russell Denny, il 13° di Joshua Ayala. Chelsea che ha dominato il primo tempo dalla metà in poi, giusto il 2-0 proprio perché ha giocato costantemente in attacco, si è giocata una porta, Kurd mai impegnato, difficile per Krasnodar cambiare l'inerzia di questa partita che fa capire che il Chelsea forse meritava qualcosa in più di un terzo posto. È iniziato piano la giornata perdendo con la Roma giustamente, poi però ha dimostrato di avere una marcia in più soprattutto in attacco. Eccolo Riley Kurd, eccolo qua, tocca il pallone sbagliando però la misura, allora Sibirski si inserisce molto bene. Sibirski poteva cambiare gioco, invece attende qualche minuto di troppo, allora arriva il ritorno di Murray Campbell, poi in mezzo al campo gran numero da parte di Ayala, troppo lezioso, allora Unnikov va lui all'imbucata dentro per il numero 30 Avagumian, che non può raggiungere il pallone, la tiene comunque in campo con qualche difficoltà ma con un'ottima copertura del pallone il numero 3 Sonto Boniface. Sa che origini avranno molti di questi ragazzi, con cognomi di un po' tutto il mondo, c'è una Ayala, c'è un pescatore, una Umpa, una grande cultura inglese per l'accoglienza e per multiculturalità. Ancora Chelsea, si apre pescatore e riceve subito centrale il pallone verso Kurt, poi Pop può recuperare dietro per Ted Kurd, un pallone, buona difesa di Ampa su Sheremet, ancora la gran palla di Kurd per Ampa che calcia altissimo sopra la traversa, altra occasione e altra chance per il Chelsea. Non li prendono mai, Ayala e Ampa in velocità sono devastanti e insomma si prendono un po' lenta su queste situazioni, sempre in affanno quando hanno campo per andare, insomma. Sono due giocatori che secondo me continueranno a fare la differenza a livello giovanile per parecchi anni ancora. Rimessa laterale adesso con Glowacki, finta di corpo da parte di Avagumian, ma capisce tutto Boniface, poi Ted Kurd si inventa un rilancio un po' così, allora attenzione a Avagumian, ma recupera su di lui molto bene Thabo Kwaho, che chiede anche scusa a Pop per avergli passato male il pallone. Mentre iniziano a scaldarsi Roma e Borussia Dortmund, e a seguire la finale. Suggestiva comunque.
Italia-Germania, sì. Ci saranno anche gli inni nazionali prima della finalissima, quindi sentiremo insomma. Tra la finale mondiale ci accontentiamo di quello della Roma, italiano per la Roma, in effetti un po' di amarezza viene, però chissà, sono quelli del 2006 questi bambini, no? Quindi insomma sì, sono nati sotto una buona stella. Esatto, intanto è Chernyshev che serve a Vagumian, ma è fuori gioco. Ci sta provando almeno il Krasnodar a qualche minuto a mettere un po' più di pressione al Chelsea, però ancora poco pervenuti gli attaccanti del Krasnodar, che comunque va detto ha fatto una buonissima figura e è stato per parecchi minuti in finale addirittura per il primo e secondo posto, quindi anche al di là dei suoi meriti e delle sue qualità. Quindi Krasnodar ha sempre avuto in questi anni grande realizzazione difensiva, l'ho confermato anche oggi nelle partite che ha vinto di misura, quella con Malaga in particolare è una grande partita. Bonifaz serve Murray Campbell, ma recupera Umnikov che cerca Glushchenko. Buono l'anticipo di Glovatsky su Pescatore, la sterzata. Ancora numero 11 Glushchenko con il tacco a servire Glovatsky. Poi Sibirski, grande aggancio. Arriva anche Umnikov a cercare il possesso, poi Chernyshev, poi Sibirski, ancora lui. Molto tecnico il numero 21, qui si ferma contro Thabo Kouakho e allora va Riley Kurt in profondità, un gran pallone quello per Atoampa che però si fa anticipare dall'ottima uscita di Ladocca che aveva capito le intenzioni di Riley Kurt. Ancora che bella palla di Kurt, la tocca al massimo due volte, poi cerca sempre il passaggio più difficile in verticale, meno scontato. Che ha una visione di gioco straordinaria per avere 11-12 anni. Adesso il calcio di punizione per Harrison, Murray Campbell, il tocco laterale per Thabo Kouakho, cerca ancora Riley Kurt, si muove benissimo, fa impazzire Larionov, poi però col sinistro non riesce a coordinarsi per il cross al centro dove c'era in agguato proprio Atoampa. Intanto nel Krasnodar il portiere è diventato, mi pare, Bogdan Sheiko. Glovatsky, largo Glushchenko, lo chiamano Glush i compagni come avete sentito, potessimo chiamarlo Glush pure noi sarebbe più comodo. A te piace però dire Glushchenko, vedo che provi un certo gusto a... Ma faccio anche una pausa per dirlo meglio, Glushchenko. Quindi si vede che... Sheremet riesce a far passare il pallone, poi Larionov, Glovatsky, ancora Sheremet in profondità per il movimento di Sibirski. Gran numero di Thabo Kouakho che poi si ferma e serve Bonifaz verso Riley Kurt, tiene palla Riley Kurt, vince un rimpallo, riesce a tornare in possesso del pallone e a subire il fallo. Bravo perché ha perso palla, è tornato, non ha soltanto qualità ma è anche piuttosto cattivo come si vede anche in questo momento di tensione con l'avversario. Insomma, è un inglese a tutto tondo, un vero inglese che lotta, che non tira indietro la gamba, almeno questo è un prototipo di inglese così. Tanto rincuorato Umnikov che lascia il campo per l'ingresso di Zakharov. Alzando il vento qui allo stadio Cornaredo di Lugano, dove tra l'altro due giorni fa è andata in scena la sfida tra Svizzera e Giappone, amichevole premondiale. Calcio d'angolo per il Chelsea. Ancora Murray Campbell che torna sul pallone,
Molto entusiasmo in Svizzera per il mondiale, naturalmente beati loro, ovviamente, però è una squadra che ha giocato delle ottime qualificazioni e va a giocarsi le chance, anche se è un girone complicatuccio col Brasile, con la Serbia. Prima sfida proprio quella contro il Brasile, Brasile e Svizzera. Però insomma... si giocherà il secondo posto con la Serbia, mi viene da dire. Sì, poi credo sia la Costa Rica, che è una squadra che è arrivata ai quarti 4 anni fa, quindi bisogna fare attenzione. Però insomma ci sono tante ambizioni, un allenatore che conosciamo bene, Petkovic, tanti giocatori che giocano in Italia. Lo guarderemo con simpatia. Sì, anche perché ci conviene simpatizzare. Qualcuno ci ha consigliato di simpatizzare Islanda perché sono vestiti di blu. Non mi convincono molto. Come se simpatizzassimo il Chelsea ora perché sono vestiti di blu. Sì, infatti è un discorso così, un po' così, che lascia un po'... non molto convincente. Ognuno parteggerà, insomma, per chi preferisce, no? Oppure possiamo anche rimanere spettatori neutrali. Forse la Colombia, che è quella che mi sta più simpatica. Vabbè, non ti voglio chiedere perché. No, non per motivi, assolutamente legali. Okay. Assolutamente. Glushchenko intanto. Anche l'Uruguay, guarda. No, l'Uruguay non è simpatico, perché comunque ci ha battuti. Battuto tante squadre. Vabbè, però tante quelle che ci hanno battuto a noi soprattutto. Appunto, infatti, però non importa. Quindi Chernyshev fermato da Russell Denny, poi Riley Kurt, corto per Brookmeyers, largo c'è Joshua Pescatore, Brookmeyers va invece in azione solitaria, ancora Brookmeyers, tocco dentro per Atampa che lascia lì per il possibile destro di Pop, che però era un po' in ritardo, o meglio il servizio era leggermente pigro da parte di Ampa. Poi c'è il fallo commesso da Boniface. Allora attenzione Krasnodar con Glushchenko che va a puntare Murray Campbell, ancora strepitoso in chiusura. Murray Campbell, difensore pazzesco, ha fatto delle chiusure bellissime nelle partite che ho visto io. Attenzione a Tuampa. Ancora lui cerca il tocco per Riley Kurt, ferma tutto ma sul pallone in uscita c'è Brookmeyers, vuole andare in solitaria ancora Brookmeyers, arriva Kurt Riley, cerca l'imbucata per Joshua Pescatore, che mi è peraltro simpaticissimo, non so perché, ma si può ridere il nome. Esatto, non può stare antipatico. Esattamente come Jacob Pop, che conosciamo già, e tra l'altro si era infortunato nella scorsa edizione. Poverino, non aveva potuto vivere. Tanto il Chelsea è migliorato perché insomma è arrivato ormai quasi terzo, è un miglioramento rispetto all'anno scorso in cui, se non ricordo male, era rimasto fuori anche dai primi 5-6. Sì, però secondo me, ora non abbiamo la lista completa anche degli anni, ma io credo che Pop sia del 2007. Eh sì, è più piccolo, sì, sì, sì. Una parola su Murray Campbell, uno dei rari errori l'ha commesso contro il Borussia Dortmund, ma la testa da difensore perché ha subito fatto fallo. Dopo aver perso il pallone nel limite dell'area ha steso il giocatore del Borussia per evitare che arrivasse davanti al portiere. Questo vuol dire un gesto non particolarmente elegante, magari, però fa capire che ha la cattiveria giusta per fare il difensore. Attenzione al 4 contro 2 a Toampa, pallone troppo lungo, ma ancora una volta la Doca è sempre ben posizionato, lascia la linea di porta per avanzare in un solito ruolo di difensore aggiunto, di libero aggiunto, se vogliamo dire così. E intanto questo filtrante, poi il tentativo con la grande parata di Ted Kurd sul destro da parte di Semenchenko. Intanto il Chelsea ha rischiato perché si è portato un solo portiere in questa trasferta svizzera. Così come il Borussia Dortmund, col portiere che è rimasto a terra, peraltro, no, adesso in piedi, lo vedevamo nel riscaldamento, quindi abbiamo un po' temuto che giocasse con un giocatore di movimento, però sì, un buonissimo portiere che si sta disputando un grande torneo. Glovatsky, che va dall'altra parte dove c'è Yatsenko. Tocco corto per Semenchenko, ancora Yatsenko. Riesce a evitare il ritorno di Boniface, poi serve molto bene Zakharov, col sinistro Zakharov, ancora Murray Campbell ad allontanare, adesso cerca un forcing finale quantomeno, magari per segnare, accorciare le distanze. Adesso è Zakharov dentro per Khabarov, ma c'è posizione irregolare del 17 verde a 2:40 dal termine della partita. Ma è quasi fatta per il Chelsea, che non ha rischiato, continua al di là di quel tiro precedente ben parato d'accordo, ha rischiato pochissimo in tutta la partita e merita.
mezz'ora a questi livelli senza quasi subire tiri in porta vuol dire che insomma è un assetto davvero, davvero collaudato e meriti di essere una squadra di alto livello. Tanto l'azione sulla sinistra ora con Brooke Myers che fa un numero in area di rigore, poi forse cercava di servire Ayala ma in qualche modo mastica il suo tentativo di assist, diventa un passaggio all'indietro per il portiere che ho chiamato la docca ma è entrato credo Sheiko. Un controllo da parte di Semenchenko che prova addirittura a lanciarsi in profondità ma è attentissimo Ted Kerda che anche lui perde tempo con questo tuffo in area di rigore. Prima il Malaga in continuazione ai minuti finali per difendere 1-0, diciamo non è che avessero proprio voglia di battere le rimesse, i calci di punizione, c'era molta malizia spagnola nel far scorrere il cronometro, anche un po' di stanchezza perché insomma sei partite da 25 minuti l'una da stamattina, insomma qualcuno magari anche un po' l'acido lattico in circolo. Semenchenko prova ad andare via, subisce il fallo di Rice Alexander Russell Denny, l'autore del gol, del vantaggio, del primo vantaggio del Chelsea, secondo con Joshua Ayala. Ecco qui il numero 25, Semenchenko, che ha segnato nella partita contro il Lugano 2-0, poi il 2-0 lo ha segnato Sibirski. E allora dalla distanza arriva il tiro in porta da parte di Zakharov. Poi il contropiede però orchestrato da Brooke Myers. Ancora lui tiene palla, poi Kurt Riley serve benissimo a Ayala. Pallone ancora per Kurt Riley che però non arriva al numero 10 dei Blues. Riparte Zakharov, dall'altra parte c'è Bakharov, tutto libero, anzi Khabarov, chiedo scusa, ho invertito due vocali ancora... due consonanti, Bakabarov prova la conclusione con il destro a giro, scivola però sul piede d'appoggio, allora tutto facile per Ted Kerd a 15 secondi dalla fine della partita. Riley Kurt non aggancia il rilancio del suo quasi omonimo Kerd. Eh sì, portiere. Sono tutti. Eccolo qui il triplice fischio e dunque il terzo posto se lo aggiudica il Chelsea battendo 2-0 il Krasnodar al 10° minuto, Russell Denny al 13° Joshua Ayala.